Buon pomeriggio. C'era una volta, nella lontana Tunisia, un uomo che campava vendendo cappelli. Vendeva cappelli, ma ne faceva tanti, dei tipi più stupendi e coloratissimi per tutti gli usi. Quei caratteristici cappelli fatti a tronco, di cono, oppure anche si possono chiamare a budino, sono quei cappelletti coloratissimi con tante cose guarnite, anche preziose, che si usano da quelle parti. In una giornata molto calda, l'uomo andava di mercato in mercato cercando di vendere i suoi cappelli, ma era purtroppo una giornata, come si dice, scalognata, non era riuscito a vendere niente. Sembrava che quel giorno nessuno avesse bisogno dei suoi bei berretti di panno rosso che l'uomo offriva. Alla sera di quel giorno era stanco morto. La notte lo colse in piena campagna e non scorgendo nessuna fattoria all'orizzonte nella quale poter chiedere ospitalità, decise di cercare un posticino tranquillo dove passare la notte. Trovò non lontano un piccolo wadi. Lo wadi è un corso d'acqua piccolino, un piccolo ruscello. Intorno c'erano tante piante di limoni. Il venditore di cappelli vi si recò, si ristorò con un pasto frugale, tirò fuori da una delle sue valigie una delle sue cuffie di cotone rosso per ripararsi dalla frescura della notte, poi si coricò sul tappeto d'erba e si addormentò profondamente. Il povero uomo non si era accorto che il luogo era infestato da scimmie curiose, che celate dietro il folto fogliame spiavano ogni suo movimento. Come tutte le scimmie, quelle erano delle formidabili imitatrici. Facevano tutto quello che vedevano fare. Esse aspettarono infatti che il mercante si fosse assopito, poi si avvicinarono alle valigie, si appropriarono di tutti i cappelli che contenevano, se li misero in testa e balzarono sui rami delle piante di limone, fiere e felici come regine. Il mercante di cappelli si svegliò quando tutti gli uccelli dello Wadi inaugurarono la nuova giornata con i loro trilli indiavolati. Si stiracchiò perché si sentiva tutto indolenzito e si guardò intorno. Ebbe un moto di sorpresa e di stizza. Le sue valigie, infatti, erano lì, tutte aperte, e tutti i cappelli erano scomparsi. Non c'era alcun dubbio. I ladri si erano avvicinati nella notte e, approfittando del suo sonno, lo avevano svaligiato. Un vero disastro. Il povero uomo stava per inveire dalla rabbia quando udì uno sfacciato gridio tra gli alberi. Alzò gli occhi e che vide? Tutte le scimmie sfoggiavano i suoi magnifici cappelli rossi e lo stavano, proprio come si dice, scimmiottando e divertendosi alle sue spalle. Furioso, l'uomo le minacciò con il pugno. Naturalmente le bestioline fecero altrettanto. Le insultò e quelle lo investirono di grida e schiamazzi che suonavano come risate sardoniche. Raccattò allora delle pietre e le scagliò contro le scimmie, a casaccio, senza neanche prendere la mira. Pensate quant'era arrabbiato. Non l'avesse mai fatto. Le scimmie, saltando di ramo in ramo, si misero a berzagliare il povero venditore con tutti i limoni che riuscivano a strappare dalle piante. Disperato, il brav'uomo si prese il capo tra le mani e con un gesto rabbioso si tolse la cuffia che aveva in testa e la buttò per terra. Indovinate cosa accadde? Le scimmie che avevano imitato ogni suo gesto imitarono anche questo. Presero i loro copricapi,
Li lanciarono giù dalle piante e una pioggia di cappelli venne ad abbattersi tutti intorno al venditore, cui non rimase altro da fare che raccattarli e sistemarli con ordine nelle valigie. Era salvo, era salvo. Allora, questa storia io l'ho scelta perché è importante per diverse cose. Prima di tutto, la raccontava niente di meno che Don Bosco ai suoi ragazzi. E che cosa gli diceva Don Bosco? Don Bosco gli diceva questo: figlioli miei, la gioventù si comporta molto spesso come queste scimmie. Imita tutto ciò che vede fare. Se si tratta di bene, tanto meglio, altrimenti imiterà il male. E questo è desolante, e d'altronde, dice il santo, è più facile imitare il male che il bene, a causa del peccato originale che abbiamo dentro di noi e delle cattive inclinazioni che ne conseguono. Tirate da questo racconto la più logica delle conclusioni. È vostro dovere essere di buon esempio gli uni agli altri. E se questa storia di scimmie lo diceva a suo tempo ai suoi ragazzi, ma oggi lo dice a noi, e se questa storia di scimmie si inciderà, cioè rimarrà nella vostra memoria, non solo ne trarrà profitto l'anima vostra, ma anche il vostro prossimo, che indurrete a praticare la virtù praticandola voi stessi. Bene, vi lascio una domanda. Ma voi chi imitate? Che cosa imitate di solito? Ciao a tutti!